verrà sicuramente sulla data Russa, all'indagine della Finanza. E per me è politicamente indegno a ricoprire quella carica, la seconda carica dello Stato. Vergognati per queste parole. Vergognati per queste parole. Per lui lo è, non è un problema. Aspettate, lasciatelo finire. Vieni meno rispetto per le istituzioni. Durante il peggior tradimento della storia repubblicana, ovvero il centrodestra con Berlusconi, avallarono quell'intervento militare infame sulla Libia di Gheddafi e la Russia era ministro della difesa. Ma che dici? Per me già per questo un uomo che ha tradito gli interessi nazionali a vantaggio della Total e a discapito dell'ENI non dovrebbe mai ricoprire quel ruolo. No, loro stanno zitti perché sotto sotto lo sanno che dico la verità. E oggi la seconda carica dello Stato è colui che ha tradito maggiormente gli interessi nazionali da ministro della difesa. E paghiamo le conseguenze di quella guerra. Dice Di Battista, la storia dell'inadeguatezza parte da lontano.